Nessun obbligo, nessuna incompatibilità, ma ragioni legate all'etica dell'opportunità hanno portato due assessori della Giunta Comunale di Napoli a dimettersi oggi in quanto candidati alle prossime elezioni politiche nazionali del 24 e 25 febbraio. Sergio D'Angelo al Senato ed Alberto Lucarelli alla Camera sono infatti presenti nelle liste arancioni per Rivoluzione Civile di Antonio Ingroia. E anche se non previsto, diciamo, dall'ordinamento giuridico, dalle leggi, noi facciamo un atto, io e l'assessore D'Angelo, oggi io credo di alta responsabilità politica, ma prima ancora di rispetto proprio dell'etica, della responsabilità individuale e collettiva, senza paracaduti, quindi molto forte, è una decisione che però ci sentiamo di fare proprio per evitare qualsiasi forma eventualmente di conflitto di conflitto di interessi in questa fase di campagna elettorale, ma principalmente per dare un esempio di, dal punto di vista etico, della, ripeto, della responsabilità individuale e collettiva. Non credo che ci sono a livello nazionale altri che abbiano fatto come l'atto che facciamo oggi io e Sergio D'Angelo. Molti altri sono impegnati in campagna elettorale da candidati non rinunciando al vantaggio che se ne può trarre dal ruolo istituzionale. La terza città d'Italia, la più bella città d'Italia ma anche la più martoriata, la si governi non solo da Napoli, ma occorre dare un contributo, offrire un contributo per la costruzione di un governo alternativo un po' più amico delle persone, della gente, delle persone più esposte alla crisi economica devastante, più amico della città di Napoli. Nel comunicare la decisione è stato anche fatto il punto sulle attività svolte dai due assessorati nel periodo in cui sono stati in carica, ricordando gli obiettivi ed i risultati conseguiti. C'è da un lato il rammarico di perdere due assessori che hanno dato un contributo molto importante in questo oltre anno e mezzo di amministrazione, però anche la gioia che Napoli è al centro della politica nazionale. Continua la rivoluzione attraverso la candidatura di due importanti rappresentanti del laboratorio Napoli. Voglio anche sottolineare l'atto politico molto significativo delle dimissioni di Sergio D'Angelo e Alberto Lucarelli. Qua continuiamo ad assistere a persone con incarichi istituzionali che hanno fatto primarie, che sono candidate al Parlamento, che continuano anche in campagna a ricoprire incarichi importanti. Questo non è che illegittimo, ma è politicamente assolutamente inopportuno, perché si fa campagna elettorale anche all'interno, diciamo, delle amministrazioni. Quindi fa onore a questi due ormai ex assessori di iniziare la campagna elettorale dimissionari, e quindi questo è un altro gesto importante sotto il profilo dell'etica politica.